Buonasera Paolino di questo cazzo. Allora, adesso ho visto il video tuo in una giornata di festa per Cubra. Allora, t'ho già risposto male una volta, sono stato abbastanza, ci sono passato sopra, che mi sei venuta a dire con me non c'è da scherzare. E vabbè, perché io ci avrei paura di te? Di te, quattro occhi? Quattro occhi, stammi a ascoltare una cosa, no? Io so buono e caro, ma mi sa che ancora non hai capito chi è Carter Curva Nord, mi sa che ancora non ti è entrato in questa testa, perché ancora non ti è entrato chi è in testa. E ti assicuro che non so un bel vedersi quando sono davanti, perché se tu dici che io devo avere paura di te, devo avere paura di te, allora mi sa che a questo punto sarei tu a avere paura di me. Che se fuma Cubra, fammi capire. Che se deve fumare i cannoni. Ecco, il cannone se fuma il mio de cannone. Allora, vedete come fuma bene, porca troia, te lo posso assicurare. E tu, tanto per cominciare, porti rispetto. Tanto per cominciare. Perché io l'ho sempre detto, ridetto, ricontinuato a dire tutto quello che cazzo ti pare, ma vedo che da st'orecchia non ti entra. Allora, se non ti entra in questa maniera, allora, uno, sei solamente una merda, uno, e questa volta non mi risparmio, sei solamente che una merda, perché vai a rispondere a una donna, quindi già di te si capisce di quanta intelletto cerebrale, di quanto sei piccolo a livello cerebrale, perché sei talmente piccolo che vali zero, perché tanto vali zero. Anzi, scusa, lo zero in confronto a te è un qualcosa di più intelligente, quindi secondo me, mi sa che devi fare i conti un po' con la realtà. Due, offendi poco, perché io sono buono e sono caro, però quando perdo poi la pazienza poi divento cattivo. Sia ben chiaro. Guarda bene in faccia la persona che sono, perché probabilmente non hai vista mai una faccia incazzata così. E io te posso assicurare che te faccio veramente poi ricagare tutte le parole che stai dicendo qua sopra, perché ti stai facendo grosso tramite Non ti fare grosso dietro a uno schermo. No, caro mio, perché io ti sotterro, chiaro? E mi bastano poche parole per poterti dire quello che cazzo sta per succedere. Questo video risposta a Cuba non ti conveniva farlo, guarda, io ti do un consiglio, non ti conveniva farlo, perché parlare male di Cuba in Germania è come se avessi parlato male di me. E quindi hai toccato anche me. E se tocchi anche me, bello mio, te dice proprio male. Se non sai come cazzo fare i video, vedi, devi fare i video per forza, perché tu non hai attaccato mai tonato inglese e ti devo portare le prove. Io ce l'ho le prove. E l'ho anche consegnata a chi di dovere, che tu a Donato gli hai parlato male. E io in qualsiasi momento voglio ti sputtano, anzi, forse probabilmente ti sputtanerò proprio qua sotto. Vedrai che ti sputtanerò proprio qua sotto, perché metto proprio il link qua sotto del video che hai fatto. Quindi la prossima volta io ti avverto, anzi, forse non ci sarà la prossima volta. Se solo risento il nome di Cuba Intermania nella bocca tua, io questa sera ti faccio lavare i denti. E poi ti sciacquo dentro il cesso. Non stare a fare tanto leone da tastiera con me, perché con me caschi male, poi casca male su di lei, ma non su di me. E tappia con me, via. Te sto aspettando, manco c'entro su sto schermo per quanto sono grosso. Vieni, vieni. Ti sto aspettando. Bene? Se hai qualche problema, vieni da me. Quindi o ritiri quel cazzo di video, lo cancelli, chiedi scusa, ma non come ha fatto con Mario. Ah, dai, chiedi scusa al doppio, te la metti in ginocchio, te lo dici su un video che ti metti in ginocchio.
Allora probabilmente io ci credo a questa cosa, altrimenti sarà guerra aperta con me dalla mattina alla sera e non so chi ci perde tra me e te. Buona serata. Avvertimento.